Allora, abbiamo qui in studio una signora che è rimasta subito colpita da due signorine che sono lì. Io sono pazza delle gemelline di OnlyFans. Parliamo di cose serie, non iniziamo a parlare di cazzate. Vera Gemma, intanto, applausi. Qui in studio a Milano. Allora, posso dirti una cosa? Voglio le gemelline di OnlyFans in hotel stasera da me, sul comodino. Le voglio solo guardare perché sono meravigliose. Cioè, le gemelline di OnlyFans forever. Sì che è un'immagine vincente della donna. E viva le gemelline di OnlyFans. Buonasera, Parenzo. Ma sono anche gemelline, non ho capito. Buonasera, cara Gemma. Sono gemelle o no? Sono sorelle gemelle. Ma gemelle, io pensavo fossero solo sorelle. Sorelle gemelle, dove le vorresti? Ne voglio una a destra e una a sinistra. Ho capito, ma per fare che? Per guardarle, sono belle. Non solleticare il tuo animo bisex, cioè la tua bisessualità congenita, perché tu un po' bisex lo sei, io no. Ma io sono una donna aperta e libera, quelle che mi piacciono scelgo. Certo, assolutamente. Diciamo che le gemelline di OnlyFans hanno stuzzicato la mia fantasia molto più di te stasera. Questo non c'è dubbio, guarda, io ormai magro come sono, non stuzzico più alcuna fantasia, perché mi è dimagrito anche l'uccello. Non iniziare a rompere i coglioni perché non è la sera giusta. No, perché stasera sta avvelenata, scusi, signora, per quello che ha sentito su Rocco, per questo ti dico. Guarda, sono avvelenata. Allora, intanto diciamo questo. Che non ha vinto l'Oscar, vabbè, adesso non cominciare. Non voglio tornare su quella antica polemica. No, anzi, le voglio un bene dell'anima, Gemma. Le voglio veramente un bene dell'anima. Voglio solo dire, è venuta. Esatto, manco sa come mi chiamo, però mi vuole un bene dell'anima. Alla signora Gemma, ho detto. Sì, no, ha già. Gemma. Comunque, vabbè, dai, allora. A Vera Gemma, il cognome è Gemma, ma lo so, stai scherzando. Sì. No, però voglio dire, è evidente che la signora Vera Gemma ha molto poco da fare, perché altrimenti a quest'ora non sarebbe appollaiata negli studi di Radio 24 degli a sparare stronzate. La signora Gemma, avendo moltissimo tempo libero, è venuta in questa trasmissione. Ma guarda, avere tempo libero e denaro serve. Per cui, perché le ha avvelenata? Perché secondo lei quelle là, i messaggi non sono molestie sessuali, riduciamo la cosa innanzitutto, no? Allora, intanto va tutto ridimensionato. La molestia sessuale è una cosa molto molto grave che va condannata, denunciata. Appunto. Non mi sembra questo il caso di molestia sessuale. Intanto ho parlato tutto il giorno con Rocco, che è un mio amico e che non ho nessun interesse. Ma non si sa come si è sentita la persona, ragazza. Sicuramente, ma se tu, Parenzo, mi offendi, cosa che hai fatto più volte, no? Anche se non dal punto di vista sessuale, ti rispondo, mi difendo, ti dico non ti permettere mai più di parlarmi così, cosa che se stasera esagererà ti dirò, però non vado a denunciarti, per esempio, non vado a denunciarti perché mi hai molestato. Se poi io subisco, ho capito, però si parla di Rocco Siffredi, non di Madre Teresa di Calcutta. Andando anche questo è vero. A intervistare Rocco Siffredi, facendo poi un'intervista che a lui non piace, perché poi la giornalista pare che abbia detto delle cose che lui non voleva che si dicessero, lui si è nervosito, si è incazzato. Stiamo parlando di Rocco, una persona comunque che usa anche il sesso per scherzare e poi lo usa per offendere. Se fossi stata la giornalista gli avrei detto non ti permettere mai più di parlarmi così, non sono affari tuoi quanti organi genitali io prenda. Le frasi sono queste: tu hai mai ricevuto messaggi del genere? A te credo che manchi il cazzo, perché se una donna arriva ad essere così vuol dire che il cazzo le manca per davvero. Dai, cruciali messaggi del genere, a me è difficile che me li scrivano, perché veramente sarebbe un oltraggio alla verità, nel senso che io sono una donna libera che ha sempre preso quello che doveva prendere. Cioè tu dici è impossibile che qualcuno ti dica a te manca il cazzo. Beh, non sono proprio una repressa, ecco, tutto mi puoi dire tranne possiamo dire che quella era una repressa. Secondo me un po' sì, però questo non lo possiamo dire perché non lo sappiamo, non possiamo entrare in queste cose qua. Lei si è sentita è andata da un dottore dopo. Da uno psicologo? Non lo so, è andata, dice che ha avuto dei crampi allo stomaco. Allo stomaco. Sì, si è sentita in qualche modo anche aggredita nella sua intimità. Qual è la tua? È andata da un medico. È un suo diritto sacrosanto sentirsi aggredita nella sua intimità e andare da un medico. Ma questa non è violenza
violenza sessuale, non è stupro, non è molestia, è niente dice, non è molestia. Grave così. Poi che lei lo subisca in modo grave denota una sua sensibilità del tutto rispettabile, che poi si vedrà lei con magari però, uno psicologo. Però tu dici da qui alla, ai carabinieri ce ne corre, diciamo, questa non è roba da carabinieri. No, da secondo me no, sinceramente. Poi adesso mi attaccheranno tutti per questa difesa, no, Rocco. No, che c'entra? Sono c'entra io niente. La colpa di mantenere. Ma qui non c'entra niente gli amici e no, non amici. No, qui uno no, deve ma essere poi anche amico relativamente, nel senso Rocco è un mio amico, ci parlo, ma non è che ho nessun comunque, interesse a difenderlo. Per la tesi di Vera, posso chiamarti Vera per nome? Sì. No, chiamami Vera, amore. Della dottoressa Vera Gemma. Capace che alla fine te lo scopi. È molto interessante. La vedo dura. È molto interessante. La vedi dura. Sposato e fedele. La vedi dura. Brava, esatto. No, lui è sposato, è molto fedele, uno dei pochi uomini brava, fedeli al mondo. Sposato non sarà mica un ostacolo adesso sposato, dai. Adesso no, no, nel suo no, caso ma lo voglio interloquire. Di sposati pure tu, te ne sarei fatti di sposati da tornellare. Ma io sto attenta a non andare troppo con quelli sposati, non mi piace ciò che appartiene a qualcun altro. Nessuno di noi due è interessato alla esatto, poi perché di noi c'è un rapporto dialettico. C'è un rapporto dialettico, esatto. C'è un magnifico rapporto dialettico ed è bene che rimanga in questo ring. No, anche lei non ha pretese, non credo che abbia ambizioni, posso dirti. Ma non ci interessa nessuno. Vabbè, allora voglio dire, lei ha una tesi che è straordinaria, che merita di essere approfondita, cioè lo potremmo chiamare il lodo Siffredi, cioè per il fatto di essere Rocco Siffredi, ecco perché il lodo Rocco Siffredi ha una possibilità di linguaggio che altri non hanno. Questo è quello che lei ha sostenuto, cioè lei dice no non massimo è solo questo. No io sì, non giustifico Rocco Siffredi, però allora per lo stesso discorso diventa Rocco Siffredi in quanto Rocco Siffredi facilmente attaccabile perché è un pornotore, no, perché cioè, allora dici, lui usa le donne, è una persona. Tu dici in queste ore passa l'idea che lui siccome è pornotore può avere molestato? Un po' sì, purtroppo, perché c'è un moralismo dilagante da cui non ci libereremo mai, mi sembra di capire, nonostante io sogni segretamente il contrario. Mentre non ha nulla a che fare quello che fa, anche perché poi Rocco Siffredi faceva i porno con donne consenzienti, sì, non è che gli metteva la pistola sulla testa. Però scusami tesi, un attimo, tu come consideri il fatto, cioè secondo te è grave il fatto che uno parli di molestia sessuale in presenza solamente di messaggi audio eccetera durati un giorno, due giorni, tre giorni? Ne sapete però. No, sto dicendo, le accuse sono queste, poi non è che se le accuse sono queste significa che uno è molestatore, cioè è chiaro, cioè il fatto stesso, cioè tu voi però state condannando una persona perché ha denunciato perché si è sentita in difficoltà, questo è il tema. No, il tema è che questa ragazza, questa il nome è giusto farlo o no, so, secondo te? Si è sentita allora in il nome non lo, meno male che c'è Alberto Dandolo che fa sempre i nomi di tutti, scopre sempre tutti. Il nome secondo me lo doveva fare lei per prima, perché se una denuncia e fa una denuncia pesante, poi deve avere anche il coraggio di dire come si chiama, però indipendentemente. Sì, però io credo che ci si debba sempre mettere la faccia. Magari c'è anche la vergogna, la paura. Ma la vergogna di che? Cioè se sei convinta di un'accusa devi la essere vergogna anche di aver subito una cosa simile, se tu pensi di averla subita. No, c'è però anche su questo io però posso dirti una cosa, non è sbagliata come tesi, cioè la tesi per cui se una diciamo accusa un'altra persona di una cosa grave, che è una molestia sessuale, una persona ragazzi, che comunque ha una moglie, è Rocco Siffredi, ma c'ha una moglie, pare oggi che la moglie si sia messa a piangere, abbia subito questa cosa, perché una cosa è passare come uno che scopa a destra e a manco, una cosa è passare come un molestatore sessuale. Beh, ci sono due c'è cose. Una bella differenza. Cioè, c'è una cosa, è una cosa molto diversa, per cui se uno accusa una persona magari poi dovrebbe dire nome e cognome eccetera, questo non la trovo una tesi così assurda, poi se lei non lo vuole fare non lo faccia, per carità, certo, ma però sarebbe meglio farlo secondo me, perché lo deve fare Alberto Dandolo, che per carità ben venga Alberto Dandolo, ma infatti secondo me non andava fatto, cioè se la ragazza che ha denunciato non, guarda non se voi andate a sentire e a leggere quello che persona ha scritto Alberto Dandolo, Alberto può fare quello che vuole, io non l'avrei mai fatto perché non sono un esibizionista dei nomi di spiattellare un nome, se vuole lo fa lei eccetera o lo fa Rocco, perché ma però è una questione talmente però delicata che Dandolo, forse dovrei il caso, Dandolo, però Dandolo dice è delicata anche per Rocco, però cioè come diceva prima l'avvocato, certo, Benedite Pace, anche per Rocco non è solo per lei, esatto, cioè in questo momento c'è la sputtanation di Rocco che c'ha una moglie, ha dei figli, non è che adesso perché Rocco è il porno attore non ha diritto a una sua fermi tutti che entrano le gemelline, fermi tutti, sì, le gemelline, fermi tutti. Allora eccole qua, grande richiesta di qualcuno che già mi sta scrivendo, ma anche a grande richiesta di Vera Gemma, le gemelline di OnlyFans. Buonasera. Allora avvicinatevi bene al microfono, sono Irene omozigote o eterozigote? Etero zigote. Una è bionda, l'altra è scura, mora. L'altra è scura e mora, ma in realtà è una finzione. Pensa alla tragedia per la famiglia. Due su due.
Due su perché è tragedia, scusa. Brava, brava, pensa brava. Vai all'attacco, Marta. Tragedia. No, Irene, pensa la tragedia. Ma scusami, perché pensa dovrebbe essere una tragedia? Sì, perché? Pensa la tragedia. Uno dice due figli, una magari fa l'architetto, l'altra fa. Esatto, è proprio quello che fa architettura lei. Bravissima, ah, bravissimo, c'hai beccato. Allora, Irene, architettura secondo anno. Eccola qua, dov'è? Sì, eccola io. Qua, eccola là. Irene, secondo anno architettura, dove? Esatto. A Milano o a Milano, al Politecnico. Al Politecnico, secondo anno. Tu invece, Marta? Economia al terzo anno. Laureanda, diciamo. Esatto, no? In teoria se sono brava a luglio, allora se a settembre mi laureo. Perché allora buttarsi perché via da così? Un anno su OnlyFans e quanto guadagnate più o meno al mese? Ma allora, intanto perché non è che in una, cioè, posso fare più cose nella mia vita, posso dedicarmi a tante, può essere anche una passione quella dei social, cosa. Cioè non per forza io devo studiare e basta. Sì, questo ti soddisfa come risposta o no? Anche mia figlia, no, anche mia figlia ha una passione per i social, ora è in gita con la scuola e mette le foto della sua gita con la scuola. Ognuno gestisce il suo social come vuole. Io non penso però che sua figlia guadagni postando le foto delle gite, ecco. Ecco la differenza. Quindi c'è una piccola differenza. Mia figlia guadagnasse spogliandosi, questo mi farebbe... Scusami, Marta. Mi farebbe... Voi due che fate contenuti insieme, no? Fate sempre contenuti insieme, esatto. Mai separate, anche se sì, forse sì. Una delle due vuole fare un profilo separato, ma questi sono affari vostri di business. Più o meno quanto fate al mese? Un 10K possiamo dire? 10.000 sì, al mese. Sì. Ma lo fate perché con la previsione di farlo per tanto tempo, per no. Accumulare soldi? No. Per accumulare soldi? Noi è ovvio che lo facciamo per soldi, non siamo ipocrite. E poi non è una cosa a lungo termine, sicuramente può massimo 3-4 anni, serve per guadagnare, poi investire magari questi soldi in progetti futuri o non lo so. È esattamente quello che io sostengo di OnlyFans. Molti non è che io nella vita dico faccio OnlyFans, capito? Non è quello a cui ambiamo sicuramente. Allora, precisiamo una cosa, è quello che dico io fondamentalmente, cioè OnlyFans rappresenta, poi loro fanno dei contenuti che adesso spiegheremo, rappresenta un grande ascensore sociale, ma soprattutto la possibilità di avere una riserva di quattrini, poi uno se si vuole si sputtanare si sputtana, se fa il porno, se fa scene hard, vuole fare scene hard, ne subisce le conseguenze, una riserva di quattrini da utilizzare nel futuro per fare anche altre cose. Io vorrei capire cosa c'è di male, dov'è il problema in questo? Il problema è perché siamo donne, siamo giovani e viviamo in Italia, perché all'estero non è così. Beh, insomma, anche all'estero non è che le OnlyFans... Sì, ma è molto più... Non è, la mentalità non è così come in Italia. Senti, voi vi dite di essere le gemelle di OnlyFans, vabbè, questo è un vostro claim. Però la realtà, adesso non vi scandalizzate, è che voi fate contenuti insieme. Cosa fate insieme? Perché siete sorelle, che fate? Allora, innanzitutto non facciamo niente di esplicito, quindi pornografia non è cioè che vuol dire esplicito? Cioè che non fate non atti ci infiliamo cose, non facciamo atti sessuali espliciti, meno male, esatto. Ne deriva. Perché ci meno male? Non male, è che dice Parenzo a dice lui abbiamo male. Già capito che è contrario a questo. Sì, sì. Cioè non fate atti sessuali espliciti tra di voi, però tra di voi qualcosa fate? Ci baciamo. Vi baciate? Sì. Cioè voi sorelle, cioè vi limoniamo. Vi limonate. È una dimostrazione d'affetto. Beh, e insomma, fa anche molto piacere a chi lo vede. Cioè, ma fa piacere, ma è una cosa terribile. È una cosa terribile. Secondo me le cose terribili sono altre nella vita, comunque. Non avere esatto, le cose terribili cioè, sono altre. Io non faccio del male triste. A nessuno, non obbligo nessuno a fare quello che faccio io. Ma tra di voi che fate? Che tipo di equivocato, però. L'idea di due gemelline che si slinguano. Beh, accettate. I vostri genitori, Fabio. Ma ho capito, signora Gemma, però. Sì, no, vuol dire le cose citate, non per questo, non è che vale tutto. Però voi non pensate che sia una roba. Ma stiamo parlando di loro, non di tutto. Sì. Voi scusate, non pensate che sia una roba fuori luogo quello tra sorelle di baciarsi, di limonarvi? Appunto. Assolutamente no. No. Cioè, alla fine non facciamo niente di male. Perché dovrebbe essere fuori luogo come cosa? Cioè, non è che io mi metto. È la cosa più repellente. Cioè, è anche il contesto in cui lo facciamo. Non è che io per strada prendo. È come se lei baciasse sulla bocca suo padre. No, cioè, non è, no, non è, non è assolutamente la stessa cosa. Contro natura, ma non è la natura, stessa ragazzi. Cosa. Comunque fate. Io posso dire una cosa, devo dire la verità. Io un po' a me questa cosa, un po'. Io sono una persona molto aperta, molto libera. Confermo. Per fortuna. No, molto aperta, molto libera, che non ha pregiudizi su nulla. Però oggettivamente vedere due sorelle che si baciano, che slingono. Certo, capisco il fatto di farlo per un social. Cioè, voi non è che lo fate nella normalità, no? Quello che fate, lo fate per un social. Però un po' una piccola impressione me la fa.
cioè che vi devo dire, che non mi fa impressione, non mento a me stesso, cioè sono onesto, cioè il fatto che voi vi baciate nei social chiaramente non è che lo fareste qua, chiaramente no, non è che vi slinguate in pubblico nei social. Quanto costa un video del genere? Questo è il punto. Io lo farei pagare tipo 1.000 euro un video del genere, invece no. Ma che vuol no, dire non pagare? 1.000 euro no, però alcuni video arrivano anche ai 200 300. Cioè voi vi spogliate tra di voi, che fate? Cioè, facciamo allora diversi tipi di video, dallo spogliarello dove io spoglio mia sorella, lei spoglia me, video in doccia, sul letto. Però non hai capito, non fate sesso però. No, non fate sesso tra di voi. Vabbè, io è anche un po' nudo artistico, se vogliamo dire. No, ma lui, loro dicono che non c'è niente di per male. Per te è normale. No, per io te è normale, io... due fratelli che si slinguano. No, ragazzi, io non ho detto, scusami Davide, però scusami, io sto dicendo che anch'io sono impressionato da questa cosa, però le vedo qui che ridono. Lui è impressionato. Sì, sono anch'io un po'. No, ma che le ho invitate perché sono due persone che hanno un certo successo, un certo. Le hai invitate perché a questa trasmissione manca il tendone del circo. No, allora il circo anche no, guarda, perché io circo non l'ho mai fatto nella mia vita e non faccio circo. Scusate, qua intervengo io, sempre sì, dare un'accezione negativa al circo. No, ma infatti il circo non è negativo. Il circo è un'arte che ha ispirato Charlie Chaplin, Fellini. Si deve sempre dire circo per offendere. Il circo è un'arte rispettabilissima. Quindi poi tu lo conosci bene. Esatto, il circo. Non userei la parola circo. Sei stata fidanzata, sei stata colpita nella tua. Esatto, da un domatore, ma non difendo il circo per quello, anche perché col domatore è finita. I vostri genitori come hanno reagito a questa cosa vostra dell'ultimo anno? Praticamente i nostri all'inizio non lo sapevano, poi purtroppo l'hanno scoperto direttamente bravo, da noi. Purtroppo per il modo in cui l'hanno non l'abbiamo detto noi a loro, lo stavamo per dire, solo che poi un nostro video è girato, è finito nelle mani di nostra madre, e da lì poi abbiamo dovuto dire tutto. E adesso come hanno preso la cosa? Vi supportano? Male, si incalano? No, allora i nostri genitori, no, rispondiamo noi per noi stessi, se ci lasci gentilmente, schema di educazione. Comunque, non l'hanno presa bene, sicuramente all'inizio è stato un colpo duro per loro da sopportare. Ovviamente non condividono pienamente la nostra scelta, però non è che ci hanno giudicato e ci hanno puntato il dito contro come come stai facendo tu, Parenzo? No, Parenzo, devo dire, lui pensa che sia una zozzeria, diciamo la verità. Due sorelle che questo fanno insieme. Capito. Cioè, o sbaglio, due sorelle che ma stanno. Ma non io. Lui ma non approva. Oltre la zozzeria, io ho una forma di incesto, certo. Ma non è un incesto. Io sono pazza delle gemelline. Allora, guarda, di Cruciani ha un fratello e una sorella. Anzi, parlo di me così. Non è la stessa cosa, però. Io ho un fratello. Parlo dei miei figli. Io ho quattro figli, due maschi e due femmine. Se i due maschi e le due femmine facessero dei video su OnlyFans baciandosi, a me verrebbe un coccolone, mi ricoverebbero al policlinico gemelli per prendermi 50 stent al cuore. Ma è anche comprensibile che a lei da genitore non la prenderebbe, non dico male, ma rimarrebbe un po' scioccato da questa scelta. Ma meno male. Ma cosa farebbe lei al... Ma come vi è venuto in mente? Cioè, come la domanda mia è questa. Un anno fa, quando avete iniziato, come è venuto in mente di fare dei video insieme? Abbiamo spiegato che tipo di video, cioè perché? Ve l'ha detto qualcuno? No. È venuto ovviamente da noi, nessuno ci ha obbligato, perché secondo noi poteva funzionare questa cosa e poteva crearci un grande guadagno. Ma diciamo, c'è stato qualcuno che vi ha consigliato a fare? Avete visto il video di qualcuno? No, da sole. Io all'inizio non conoscevo addirittura proprio per niente il mondo di OnlyFans. Praticamente me ne ha parlato mia sorella, e siccome in Italia, almeno che io conosca, non ci sono altre gemelle che fanno contenuti. No, allora dice, le gemelle possono funzionare. Abbiamo appunto cavalcato l'onda e sfruttato questa cosa. Ma avete fidanzati? No, non li vogliamo neanche. All'unisono hanno detto non li vogliamo. Magari sono loro che non vogliono voi. No, assolutamente. Fidati che non è questo il caso. Siamo noi che non vogliamo gli altri. Grazie gemelline, grazie Vera, grazie a tutti italiani. Salutiamo Gianmarco. Ciao Gianmarco. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.